Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi una borsa da lavoro comprata su Amazon in offerta a 60 euro più o meno, dell'azienda Chicca Tutto Moda. Come vedete è dalla borsa in cui è contenuta genuine leather, quindi vera pelle 100%, e poi made in Italy, cosa che ci tenevo appunto che fosse fatta in Italia, esattamente dalle parti di Firenze. Come vedete arriva in questa borsa di stoffa tela, quindi per contenerla e evitare i graffi è molto utile, e il contenuto è questo: una cinghia per metterla a tracolla, bella, di pelle ovviamente, cuciture che sembrerebbero quasi fatte a mano, non lo so, si può regolare solo in questo modo. Comunque abbiamo poi i gancetti, un colore bronzo barra oro, molto belli, resistenti anche, uno di qua e uno di qua, e poi si vanno ad agganciare sui gancetti qua della borsa. Mi avvicino la borsa così potete vederla, è pelle di vitello, vera pelle 100%. Io personalmente vi consiglio, indipendentemente dalla borsa da lavoro che volete comprare, di prendere sempre una vera pelle, ok? C'è dietro la questione degli animali, magari chi è animalista preferisce comprarne una magari di stoffa, però se volete una cartelletta, un portadocumenti di questo tipo, tendete a comprarla di vera pelle, perché col tempo vi dura, a differenza di quelle di similpelle che poi si sfarinano, come mi è già successo a me, e comunque ha tutto un altro aspetto, è bella da vedere anche se costa ovviamente di più, e naturalmente col tempo rilascia anche delle increspature o il colore varia, magari sulla colorazione marrone, e quindi risulta anche bella visivamente, anche vissuta. Questa qua è di colore nero che si vede anche un po' di marrone in verità di sotto, però è nera totalmente, e c'è allora la chiusura, come vedete, a clip, quindi si va a schiacciare e si apre così, e poi ovviamente, come vedete, c'è anche all'interno una tasca unica con dei vari taschini. Sono esattamente due per mettere dei biglietti da visita. Vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Anzi, vado a prendere la videocamera in mano, così facciamo prima. Allora, come vedete, abbiamo un attimo. Come vedete, all'interno abbiamo questo taschino qua, dalle dimensioni di circa, dovrebbero essere sui 5-7 centimetri più o meno. Ok, abbiamo poi un altro taschino, anche questo sui 7, e abbiamo poi l'etichetta con scritto vera pelle, made in Italy, e tre vani per mettere una chiavetta USB come nel mio caso, o delle penne, e una tasca unica. All'interno è comunque rinforzato rigido su queste pareti, mentre qua è morbido, come vedete, di pelle. Abbiamo poi una tasca esterna con chiusura a cerniera per mettere ulteriori cose all'interno, molto capiente. Abbiamo una dimensione, una lunghezza di, vado a misurare, sono all'incirca 30 cm, mentre la lunghezza, andiamo a misurare pure insieme, la lunghezza è di 37-38 cm, mentre abbiamo un'altezza all'incirca di 27 cm, mentre abbiamo, per essere completi, mi piace essere preciso, abbiamo uno spessore che poi varia ovviamente da aperto, però siamo sui 6-7 cm. Come vedete è bella rinforzata, c'è comunque una chiusura anche rinforzata, anche qua i ganci sono belli saldi, e anche la maniglia, l'impugnatura è robusta, rigida, quindi in termini di materiali mi piace molto. Ovviamente io cercavo un colore un po' neutro, elegante, quindi ho scelto il nero, però
Ci sono comunque diversi colori sulla pagina Amazon del venditore, vi lascio ovviamente il link in descrizione. Abbiamo il colore rosso, il colore viola, il colore cuoio, di due tipi di marroni, uno più chiaro, uno più scuro, rosa e rosso. E quindi ci si può un attimo sbizzarrire. Io l'ho scelta nera perché diciamo è un po' più elegante e mi piaceva questo colore. Abbiamo anche la chiave, come vedete in questo caso, che è però da decorazione, perché se andate a fare comunque un giro di mandata vedrete che la chiave non serve a niente, cioè nel senso chiunque può comunque andare ad aprire. Questo perché appunto quando si va a schiacciare, adesso ho fatto il giro, quando andate a schiacciare comunque si apre. Quindi mi sono informato, ho contattato il venditore e gli ho chiesto appunto: è un difetto di questa borsa o in generale è un po' da abbellimento questa chiave? Mi ha risposto che serve più da decorazione, perché in effetti, come vedete, anche se girate si può aprire tranquillamente. Ovviamente se avete una borsa con dei documenti, il computer, comunque roba di valore, magari anche dei soldi, di certo non sarà mica la chiave da fungere di deterrente per chi vuole rubare il contenuto. Uno la prende e si porta via la borsa direttamente, che è anche bella. Io vi invito sempre a lasciare un commento se avete qualche domanda, qualche perplessità. Vi lascio, come dicevo anche prima, il link in descrizione del venditore. L'ho pagata all'incirca 60 euro, adesso il prezzo è salito di un pochino, però vi invito a seguire comunque la mia pagina Offertoni su Instagram, perché segnaliamo offerte anche di questo tipo in tempo reale di prodotti su Amazon, quindi nel caso ci fossero delle offerte in generale noi le segnaliamo e quindi potete comprare i prodotti in offerta. Comunque sia, 60 euro o un pochino di più, ne vale comunque la pena comprarla, perché è veramente una borsa valevole. Vi dico inoltre che se vedete delle increspature o comunque dei segni sulla borsa, non so, adesso vado ad aprire magari qua per farvi vedere. Allora, questo segno qua, ad esempio, non è un difetto, non è che la borsa vi è arrivata difettata o diciamo consumata, eccetera. È proprio la caratteristica della pelle, quindi ogni borsa ci avrà comunque delle caratteristiche del pellame differenti. Quindi se vedete le increspature, niente, sono soltanto dei segni caratteristici della borsa e non dei difetti. Quindi fa anche questo un po' la bellezza della borsa. E poi col tempo una borsa di pelle, essendo vissuta, dà anche, rilascia delle caratteristiche che secondo me sono belle anche visivamente.